Oh 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 oh! No 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 no! Wow! Mi ha quasi fatto fuori! Usa gli cubi ionici come fonte di alimentazione. Se premo tasto destro, effettivamente lui ci teletrasporterà indietro. Salve a tutti, sono un gamer e bentornati su Subnautica Below Zero. Gioco cortesemente non far grandinare stavolta. Oh, ogni volta che faccio partire la intro di un video, di solito su Subnautica vengo colpito dai peggio cataclismi climatici. Oggi no, oggi c'è il bel tempo. Allora, leggendo i vostri commenti sotto lo scorso episodio e andando anche sul sito degli sviluppatori, mi sono accorto che abbiamo ancora una marea di cose da scoprire che sono state aggiunte con gli ultimi aggiornamenti. Ad esempio, abbiamo un pinguino robot che ci permetterà di rubare il pelo a quei cavolo di mostri pelosi che di solito ci sbranano la faccia. A sua volta il pelo di quelle creature lo utilizzeremo per craftarci una nuovissima tuta che ci permetterà di resistere al clima polare artico di sto cavolo di posto. Oh oh, mi sa che ho parlato troppo presto. Ecco che si scatena la tempesta. Ma mai una gioia, porco cane. Inoltre abbiamo anche un modulo da attaccare al nostro Seatrack che ci permetterà di utilizzarlo come punto di teletrasporto. Avremo una specie di pistola, un aggeggio che noi potremo utilizzare e bam, verremo riteletrasportati in automatico da qualunque punto della mappa ci troveremo all'interno del Seatrack. Ma non è finita qua, abbiamo tante nuove parti della nostra base da andare a sbloccare. Inoltre vi ricordate i vermoni che di solito sono nascosti sotto le zone ghiacciate di sto cavolo di bioma? Ecco, adesso li hanno inseriti nel gioco e quindi prenderemo la nostra moto, come potete vedere me la sono portata via, e andremo a rompergli le scatole, perché mai una gioia. Ma che brutto tempo, oddio, mi cadono anche le stalattiti di ghiaccio. Allora, il pinguino robotico, mi avete detto che l'ho dimenticato all'interno di questa cavolo di grotta. Ero andato a sbloccare la base grande più grande, ma a quanto pare il pinguino proprio non l'ho visto. Eccolo qua, guardalo lui. Allora, vediamo di fare una bella scansione con il nostro scanner e voilà. Perfetto, abbiamo sbloccato lo Spy Pangling con tanto di telecomando. Oh mio Dio, praticamente uguale alla sua versione in carne ed ossa. Allora, per rubare il pelo a quei mostri pelosi dovremo quindi mandare il nostro robottone. Se ho capito bene ha un raggio d'azione di 50 metri rispetto a dove si troverà il suo telecomando. Quindi dobbiamo craftarci due oggetti separati. Oddio, le risorse effettivamente le abbiamo. E la scorsa puntata ci eravamo anche sbloccati il rilevatore di minerali, che è una tecnologia che sarà molto utile effettivamente per trovare le risorse nascoste in giro per la mappa. E siccome è mai una gioia, ovviamente adesso si è messo pure a grandinare. Ma porco cane, 5 secondi di pace. No, vi giuro, ho passato qua in mezzo al ghiaccio 20 minuti tranquilli e c'era il sole. Inizio a recare e ovviamente si scatena l'inferno. Allora, questa volta mi sono portato con me non solo il Seatrack, ma anche il modulo con il fabbricatore. Ecco qua, mi sono craftato praticamente una nuova unità. Così possiamo direttamente craftarci tutte le risorse di cui abbiamo bisogno. Allora, qui abbiamo il nostro pinguino spia. Ed ecco qua che ce l'ha praticamente craftato tutto. Ma guardatelo lui, non vedo l'ora di testarlo. Oh mio Dio, parla anche. Oh santo cielo. Là fuori nel frattempo sta continuando a grandinare come non ci fosse un domani. La rottura di scatole del fabbricatore del Seatrack è che è davvero lentissimo a craftare tutte le risorse di cui abbiamo bisogno. Ma vabbè, è un'unità mobile che funziona con le batterie, quindi per adesso non mi lamenterei neanche più di tanto. Ed ecco qua che nel frattempo ci ha craftato anche il telecomando. Noi possiamo avere più di un'unità spia, ovviamente. Non occupano neanche troppo spazio nel nostro inventario, come potete vedere. E tanto che ci siamo, mi sono anche fatto craftare il rilevatore di minerali. Mi domando se ci li visualizzerà direttamente sull'HUD oppure ci dirà semplicemente che minerali ci sono attorno a noi. Com'è qua fuori? Oh! A quanto pare il clima si è placato, che bello, è finita l'apocalisse. Perfetto, ecco laggiù lo Snowstalker, il mostro a cui dovremmo effettivamente rubare il pelo. Allora, io mi nascondo qua dietro la roccina, quindi vediamo di equipaggiare il robot e anche il telecomando. Vediamo un po' come funziona. Ma guardalo lui! Ma sei veramente la cosa più bella che io abbia mai visto. Ok, poggialo a terra. Ma sembra una cosa inventata dai giapponesi, porca di quelli per porca. E ora faccio tasto destro. No, e mi sono collegato all'unità. Ma non ci credo mai nella vita. Oddio, l'immagine è un pochettino rovinata, ma direi che ci possiamo accontentare. Così mi posso girare. Oh, posso anche vedere il nostro protagonista con tanto di testa, perché di solito se andiamo in terza persona le manca la testa. Signorina, mi raccomando, non mi muoio di freddo intanto che vado in esplorazione. Allora, se premiamo il tasto destro, oddio, che succede? Posso andare in modalità selfie? Non ci credo mai. No, ma è geniale sta cosa.
Facciamo finta di nulla che è meglio. Ma ora che siamo effettivamente un pinguino robot, dovrei potermi muovere in tutta tranquillità. Non penso che gli animali sospettino di noi. Salve signore! Aspetta. Possiamo provargli a rubare il pelo? Ho visto il comando per un secondo. Allora, devo fare tasto sinistro. Ok, non si è arrabbiato. Dimmi che non si è arrabbiato. Non so neanche se sono riuscito a rubargli il pelo. Riproviamoci di nuovo. Sì, ok. Questa volta gliel'ho rubato. Vai di nuovo. Perfetto. Non so quante unità mi servono. Scusi, sono un parrucchiere. Porti pazienza. Le volevo rifare tutto il pelo. Vediamo un po' se me ne fa prendere ancora. No, mi ha avvertito che abbiamo raggiunto la capacità massima, in effetti. Ma è praticissima sta cosa. Hanno inventato un pinguino robot per rubare il pelo agli animali. Siamo ridotti male. Perfetto. Allora, io adesso posso premere E. Ok, dovrei tornare alla signorina. E posso aprire il magazzino? Ma dai, c'è il pelo dentro, non ci credo mai nella vita. Sì, ma nel frattempo sto anche morendo male di freddo. Comunque, se servisse, il robot ce lo possiamo anche portare via. Ah, davvero bellissima sta cosa. Allora, vediamo di recuperare la nostra Snow Fox. Eccola qui. Porco cane, però sto morendo tanto di freddo. Aspetta che mi mangio questa frutta che mi permetterà di resistere meglio al clima di questo posto. Ottimo, moto, veloce, che qua davvero muoio ibernato di sto passo. Perfetto, e vediamo di raggiungere effettivamente la zona in cui si trova quel cavolo di vermone gigantesco. Perché io ho ste brutte idee, ma porca di quelli per porca. Non potrei starmene a casa a costruire basi, no. Io devo andare a rompere le balle ai vermi che pesano 76 tonnellate minimo. Perché sennò non sono contento. Allora, dovremmo passare, mi pare, per una di queste grotte. Oh, c'è l'acqua. Aspetta che sto coso in acqua non può andare, dannazione. Il che vuol dire che ce lo dobbiamo portare dietro. E casomai lo riattiviamo quando siamo dall'altra parte. Olè. Cosa mi sono fatto male? Cos'è? L'acqua fredda, santo cielo. Buongiorno gioco, scusa, io sarei entrato in acqua. Mi sa che il gioco si è dimenticato che questa è acqua. Ok. Meglio per me che non sono costretto a respirare. Acque T-Bug. Aspetta un attimo, se realmente io non sono sott'acqua per il gioco, in teoria, possiamo usare la Snow Fox, voglio dire, tanto che ci sono i bug, approfittiamone e vediamo di arrivare più velocemente alla nostra meta. Aspetta, che c'è qualcosa qui? Ho trovato qualcosa sepolto sotto la neve? È il progetto per la tuta quella nuova! Oh, non sapevo che servisse il progetto, credevo che bastasse il pelo in effetti. E come potete vedere, la nuova tuta si compone di tre parti. La parte principale che riverserà tutto il corpo, i guanti e il copricapo. Allora, complessivamente mi richiedono 4 unità del pelo dello Snowstalker. E io ne ho effettivamente 4. E per il resto delle fibre che posso craftarmi non appena torneremo alla nostra base. Oh, a proposito, devo farvi vedere le modifiche che ho fatto alla nostra base. Ci ho lavorato per 3-4 ore e è venuto un piccolo gioiellino. Ok, mi sa che siamo praticamente arrivati, perché sento già il rumore del vermone poco distante da noi. Oddio, forse se siamo a bordo della moto riusciremo a stargli abbastanza distanti. Wow, ok, o anche no. O anche chiaramente no, decisamente molto. Vabbè, c'è qualcun altro che mi vuole sbranare. Ma sono capitato in un punto brutto. Prendi fucile a stasi. C'è. Chiaramente la zona era giusta, voi che dite? Porco cane, che morte violenta in sta zona, proprio non mi ci volevano, eh. Oh, che bello, mi ha riteletrasportato all'interno del C-Track. Il che vuol dire che mi devo praticamente rifare a piedi tutta la strada. Ma porca di quelli per porca. Ok, sono un bambino furbo e semplicemente ho ricaricato il salvataggio. Allora, stiamo molto più attenti, visto che quel cavolo di serpentone è praticamente in agguato qua sotto. Peraltro, questo è anche il nuovissimo bioma che stanno sviluppando. E che cocchio, e che stracocchio. Porca di quelli per porca. No, molto male. Torna la moto molto rapidamente. Veloce. Ok, corri velocemente. Corri, vabbè. No, qua mi sbrano. Ciccio, stai buono, state tutti buoni 10 secondi. Ok, ci manca effettivamente il tamper, che è praticamente un cavolo di coso che fa rumore in continuazione. Evita che il mostro mi spunti da sottoterra e provi a farmi fuori. Oh, mi sta per far fuori di nuovo. Aiuto. Snowfox, proviamo a correre di nuovo. Non ce la farò mai. Volevo esplorare sto cavolo di bioma. No, niente da fare. Niente da fare, proprio non ci dà tregua. Aiuto. Ok, proviamo a rifugiarci in alto. Qua sopra, in teoria, non dovrebbero potermi attaccare. E parlo al plurale, perché ce n'è più di uno. No, non rompere le scatole. No, ne possiamo parlare da persone civili. Ti prego, non mi attaccare. Ok, è tornato di sotto. Effettivamente qua sopra lui non ci può arrivare.
Dicevo, ce n'è effettivamente più di uno, perché ho visto uno spuntare da una parte e uno da un'altra. La mia Snowfox è chiaramente persa, ragazzi, eh. Oh oh, oh oh, oh oh. No 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 no. Wow, mi ha quasi fatto fuori, mi ha quasi fatto fuori. Veloce, 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 prendi tutto, prendi tutto e scappo. Dove scappo? Io provo a tornare indietro, ma non ce la faremo ma proprio mai. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho praticamente fatta. Qui non dovrebbe potermi raggiungere. Ok, facciamo che non ci torniamo davvero mai più in sta zona. È stata davvero una pessima idea, porco cane. No, vabbè, mi ha preso comunque. Ma dai, ero sopra, non vale. Ho fatto un salto sulla sedia che voi non ci avete idea. Ma porco cane, oh. E vabbè, poco male. Allora, stacchiamo tutti i moduli, visto che non mi serve effettivamente portarmi dietro il fabbricatore. E vediamo di ritornare in acque un attimino più tranquille, perché ci sono ancora tanti segreti che dobbiamo scoprire. Porco cane, oh ragazzi, sto gioco mi farà venire un infarto di sto passo. Allora, rileggendo i vostri commenti, mi avete fatto effettivamente notare che ogni volta che scansioniamo una delle tecnologie dei precursori è probabile che nostra sorella ci mandi un drop dal cielo. Ed effettivamente quel drop laggiù dovrebbe avercelo inviato direttamente dalla stazione Vesper, ancora lo scorso episodio, ma non ero venuto a controllare. Ed in effetti, eccolo laggiù. Se siamo fortunati, forse ci ha inviato il prototipo della tecnologia di teletrasporto. Sì, questo è quello nuovo. E all'interno abbiamo due cubi ionici. Questi sono perfetti perché ci permettono di alimentare le tecnologie aliene più avanzate. E il Tether Tool ti teletrasporta indietro al modulo di teletrasporto del Citrak. Oh, 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 questo mi piace tantissimo. Guardalo lui, bello. E a quanto pare usa gli cubi ionici come fonte di alimentazione. Se premo tasto destro, effettivamente lui ci teletrasporterà indietro. Ma ovviamente adesso non c'è un modulo e quindi non mi serve a molto. Oh, bellissima sta cosa. Oh, hanno aggiunto anche i pesci rotanti. Non mi pare che ci fossero nelle precedenti versioni. Aspetta che me ne porto un po' a casa, perché se vi ricordate devo ancora riempire il mio acquario. Guarda quanti Nutfish, questo non c'era in effetti. Facciamo una bella scorticina. Casomai dopo me li pappo anche, sono mica scemo. Ecco qua. Il Nutfish, se non ricordo male, è un pesce che davanti ha una bocca che praticamente si allarga tantissimo e risucchia le proprie prede. Ma dimmi te. Oh, buongiorno, c'è anche il piccolo di imperatore marino. In teoria, se abbiamo almeno una coppia di pesci, non importa se siano maschi o femmina, per il gioco non è imprilevante, e li mettiamo nel nostro acquario grande più grande, dovremmo essere in grado di farli riprodurre. Allora, questa base qua, inoltre, è stata aggiornata. Vi ricordate, c'eravamo stati un paio di episodi fa, ma ora che sono nella modalità sperimentale ho ricevuto un codice per poterci entrare. Vediamo un po', guardala quanto non è carina in effetti. Purtroppo mi manca ancora la cupola in vetro per la nostra stanza grande più grande. Allora, vediamo un po' se possiamo magari respirare all'interno. Oh! Sì, adesso è tutta riparata. Perfetto, sembra che abbia anche un pochettino di corrente. Guarda che spettacolo di base. Questi hanno messo addirittura le pareti di separazione nella stanza tonda. Non mi pare che noi lo possiamo ancora fare. Probabilmente in futuro dovrebbero rendercelo disponibile. Va, che spettacolo di lavoro che hanno fatto. Ah, non posso interagire con nulla, neanche con la macchinetta, porca di quelli per porca. E qui c'è effettivamente il monitor dove dobbiamo inserire il codice che mi hanno inviato, che è 1679. Ecco qui. Perfetto, luce verde, e ora dovrei poter aprire la porta. Sì, effettivamente prima era chiusa. Vediamo se scopriamo qualche nuova tecnologia. Guarda che bel laboratorio che ci avevano. Serissimo, probabilmente questa era una delle stazioni di ricerca che utilizzava, mi pare, Jeffrey, se vi ricordate. Era il collega della nostra protagonista. Probabilmente alcune di queste tecnologie le potremmo utilizzare anche noi. Oh mio Dio, il bioreattore! Aspetta, aspetta, vediamo se me l'ha sbloccato. Sì, eccolo qua, adesso ci possiamo craftare anche noi il bioreattore. Vi ricordate, ci possiamo mettere all'interno le piante, i pesci e via dicendo. E produce una quantità davvero incredibile di energia. Da quest'altra parte abbiamo un pochettino di piante, ma non penso che sia nulla che possiamo utilizzare per adesso. Inoltre qualcuno mi ha detto di ritornare nella zona dove c'erano quei geyser esplosivi viola. Dobbiamo stare attenti perché questi codici danneggiano tantissimo se siamo nel loro raggio d'azione. Perché era precipitata una navetta, eccola laggiù, e dovrebbe avere all'interno un componente essenziale per la nostra base che ancora non abbiamo sbloccato. Vediamo un po', ci dovrebbe essere. Ah, ecco laggiù un raccoglitore di dati. Vediamo un po', e mi dà il progetto per la sala di controllo. Non male, non sapevo l'avessero già inserita all'interno del gioco. Questa mi permetterà non solo di cambiare il colore della nostra base, ma possiamo anche gestirne il consumo energetico. Che ne so, se le nostre batterie sono praticamente scariche, possiamo rimuovere la corrente da alcune delle varie zone. Aspetta che raccolgo anche un po' di risorse. Oh oh,
Questa è chiusa, dobbiamo craftarci la taglierina laser per poterla aprire. Ancora non l'ho trovata effettivamente all'interno del gioco. E vabbè, perfetto, allora dovremmo aver raccolto tutto quello che ci serviva. Pertanto possiamo far ritorno alla nostra base, perché ci aspetta un bel po' di lavoro. E sono anche effettivamente ansioso di farvi vedere le modifiche che ho fatto nelle ultime ore. Perfetto, eccoci ritornati finalmente alla nostra base. Beh, di sicuro noterete delle evidenti differenze rispetto allo scorso episodio. Tranquilli che tra poco vi faccio fare il tour della nuova zona interna. Questa volta l'ho sviluppata più in lungo che in largo, e in effetti potete notare che la nostra stazione di attracco dei veicoli si trova sulla parte posteriore, perché da questa parte ho intenzione di mettere sia la sala scanner che la sala di controllo che adesso abbiamo sbloccato. Allora, attracchiamo il nostro C-Track direttamente qui, perché devo ricaricare assolutamente le nostre celle di energia. Il nuovo turbo consuma energia come non ci fosse un domani. Il problema è che così facendo ovviamente scaricherò l'energia dei nostri pannelli solari. Ma vabbè, possiamo anche andarci a costruire quest'oggi il nuovissimo bioreattore, che ci permetterà di ottenere tanta più corrente. Oh oh! Stiamo per esaurire quella che abbiamo fra pochissimi secondi. Questo è un bel problema, perché la nostra base smetterà di produrre effettivamente ossigeno. Oh, ecco che comincia a saltare la corrente. No, è un bel problema, dobbiamo veramente mettere il bioreattore quanto prima. Allora, al piano terra abbiamo ancora una volta il nostro acquario, e se salta la corrente i pesci stessi rischiano di morire. Ma vabbè, allora per adesso entriamo velocemente e rilasciamo qui tutti i pesci che mi sono riportato a casa. Ci sono molte più specie in giro, ma per adesso ci possiamo accontentare. Guardali che contenti che non sono loro. Se nel gioco hanno già implementato l'accoppiamento, in teoria, visto che ci sono due di ognuna delle specie che ho riportato, pian pianino dovrebbero accoppiarsi, e vedrete che, in men che non si dica, questo gigantesco acquario si riempirà di vita. Più che altro spero che i pesci non comincino a buggarsi e uscire dall'acquario, se no li troverete che vi nuotano liberi e felici all'interno della base. Ok, nel frattempo sembra che la corrente sia di nuovo in positivo. Probabilmente abbiamo finito di ricaricare il C-Track. Allora, ne approfitto per andare fuori velocemente un attimino ed effettivamente montare le nuovissime stazioncine. Allora, la nostra sala di comando la posso già costruire, perfetto, e me la puoi tranquillamente installare qua a lato, meraviglioso. O anche no, perché ho finito la corrente al nostro costruttore. Aspetta che dovrei avere ancora una batteria, perfetto. Quanto prima dobbiamo mettere i nuovissimi caricabatterie, ole. Allora, diamoci un'occhiata veloce veloce e vediamo se è completamente operativa. Allora, qui abbiamo il pannello che ci dice l'orario, l'integrità strutturale della nostra base, che è abbastanza buona. Qua ci dice quanta corrente stiamo producendo, siamo a malapena in positivo, ma in men che non si dica vedrete che avremo corrente come non ci fosse un domani. E questo ci dice quanta energia abbiamo accumulato, semplicemente il 30%. Da questo lato possiamo cambiare il colore della base, quindi se mi andasse di farla, che ne fa, tipo rossa, ecco qua. Vediamo se le modifiche hanno già avuto effetto. E sì, direi di sì. Beh, non è un colore così acceso come quello che io ho selezionato, perché ovviamente il colore stesso è influenzato dalla luce del sole, che diventa molto più blu passando attraverso l'acqua del mare. Però dai, non ci possiamo lamentare. Allora, dobbiamo anche mettere ovviamente la sala dello scanner. Vediamo se cambia anche già colore. Perfetto, si è aggiornato subito il colore non appena l'abbiamo installata. Questa ci permetterà quindi di fare una bella scansione di tutta la zona, e addirittura ci dirà quali risorse si trovano attorno a noi. Perfetto, allora mettiamo una bella finestrella anche alla nostra sala scanner. Olè, che piccolo capolavoro che non sta diventando questa base. Mentre invece, se ho abbastanza risorse, ho solo 30 secondi di ossigeno, la sala, da quest'altra parte mettimi una bella stanza di quelle tonde più tonde, dove ci potremo mettere effettivamente il nostro nuovo reattore. Ah no, ho finito le risorse, quindi torno dentro di nuovo. Beh, per adesso non mi sembra che i pesci si siano moltiplicati, ma vabbè, speriamo che quanto prima la popolazione locale aumenti. Nel frattempo ho recuperato tutti gli ingredienti che ci servivano per craftarci il nostro nuovissimo bioreattore, che porterà l'energia massima accumulabile da 150 a 650. Ma soprattutto ci possiamo mettere dentro un pochettino di pesciolini, ecco qua. E in men che non si dica, tutta la brodaglia di pesce che ci sarà là dentro ci dovrebbe dare una grande quantità di energia elettrica. Ok, dovremmo aver risolto davvero un gran problemone così facendo. Ottimo, nel frattempo ho recuperato nei nostri magazzini un bel po' di risorse, perché qui a lato, in parte praticamente all'entrata, direi che è il punto perfetto per piazzare di sicuro un bel fabbricatore, così ci potremo craftare tutto ciò di cui potremmo aver bisogno, come ad esempio la nostra tuta. Aspetta un secondo, vediamo un po' se abbiamo tutti gli ingredienti per craftarci sia il pezzo principale della nostra tuta, eccolo qua, che ovviamente i guantini e la parte superiore. Oddio, la parte superiore purtroppo mi andrà a togliere il rebreather, che mi permette di respirare correttamente,
anche a bassa profondità, quindi potrebbe essere un rischio se l'andassimo effettivamente a rimuovere. Per adesso comunque ci ha messo sia la parte principale della tuta che i guanti, ma vabbè, facciamo un piccolo veloce cambiamento. Oddio, mi c'era un attimino... ci sono un po' di bug. Buongiorno. Facciamo che rimetto il rebriefer e tanti saluti. Ed in parte al nostro fabbricatore dire che cosa buona e giusta mettere il caricabatterie. Questo mi sarà utilissimo per ricaricare tutte le batterie della nostra strumentazione principale. Vediamo un po', dovrebbero essere quasi tutte scariche. Ne ospita fino a 4. Ok, pian pianino ciuccerà ovviamente l'energia della base, ma dovrebbe riportare la carica delle varie batterie al 100%. E più avanti potremmo anche mettere sul gemello più grande per ricaricare le celle di energia. Allora, volevo mettere anche una stazione di modifica che mi richiede un diamante e un chip per computer, che dovrebbero essere risorse che abbiamo qui. Questa l'abbiamo sbloccata lo scorso episodio, mettiamola direttamente lì in angolino, e mi permetterà quindi di potenziare parte dell'equipaggiamento che già abbiamo. Vediamo un po' se possiamo già fare qualche modifica. Possiamo fare la termolama con una batteria. Beh, sono pieno zeppo di batteria, la voglio assolutamente. Ed eccola qua che ce la possiamo craftare. Il bello della termolama è che mi cucina all'istante qualunque pesce colpiamo. E abbiamo anche sbloccato la tanica ad ultra capacità. Ferma lì la baracca. Allora, dobbiamo rimuovere la tanica dal nostro equipaggiamento. E adesso, in teoria, mi dovrebbe far craftare la versione un attimino più pesante, che vuol dire che sarò un attimino rallentato, ma che contiene praticamente, credo, il doppio. A 225 secondi di ossigeno, ragazzuoli, è praticamente fatta. E qui abbiamo la nostra lama termoriscaldata. Dopo cucinerò tutto all'istante e me lo posso anche pappare. Cosa vuoi di più della vita? Buono, dai, io sono in partita da oltre 4 ore. Mi sa che avrò davvero registrato anche troppo materiale. Nella prossima puntata andiamo avanti sistemando il resto della base. Devo ancora fare un pochettino di lavoro al piano superiore, anche se mi ritengo abbastanza soddisfatto. E dobbiamo anche scoprire le nuove tecnologie, quella del teletrasporto e molto altro, che ci siamo sbloccati in questo episodio. Quindi, per questa puntata, allora è tutto. Lasciate un bel piacere della serie. Canale Disney a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!